Come vedete, i lavori per la realizzazione del reparto Covid alla Fiera del Levante sono andati avanti, siamo vicinissimi al completamento, un miracolo del lavoro pugliese che in poche settimane ha messo su un impianto di grandissima importanza per il futuro della salute dei pugliesi e soprattutto per fronteggiare l'emergenza Covid in questo momento. Siamo pronti a fronteggiare anche la terza ondata, questo ovviamente non vuol dire che bisogna approfittare della zona gialla per, diciamo così, esagerare nei contatti umani. Dovete rimanere sempre molto attenti, indossare le mascherine, lavarvi spesso le mani e soprattutto incontrare meno gente possibile e stare a casa il più possibile, sia per studiare che per lavorare. E come si può vedere, si tratta di moduli attrezzatissimi, estremamente moderni e che permetteranno di trasferire qui la maggior parte dei pazienti che in questo momento si trovano nel policlinico. E in ogni caso ci siamo attrezzati nella malaugurata ipotesi che possa esserci un nuovo ritorno di fiamma della pandemia. Un appello a tutti i cittadini. Dobbiamo essere prudenti, evitiamo di infettarci ed evitiamo di infettare i nostri cari. Noi siamo preparati per accogliere al meglio i pazienti Covid, ma saremmo molto più felici se di malati non ce ne fossero. I lavori di realizzazione della struttura temporanea da 152 posti letto in Fiera del Levante stanno procedendo secondo il cronoprogramma. Questa struttura si inserisce nell'ambito di un piano strategico regionale che ha previsto la realizzazione di strutture temporanee di protezione civile, ma anche l'attivazione della piattaforma Covid a casa. Ci sarà una gestione molto oculata e ovviamente contestuale alla pandemia, ma che abbia la possibilità di guardare anche prospetticamente a un futuro impegno da parte del Policlinico di Bari di questa struttura di grandi dimensioni, organizzata su un numero di circa 11 moduli, con reparto operatorio, attrezzature radiologiche e possibilità di flessibile riadattamento a quelle che sono le necessità di una risposta assistenziale ospedaliera tipica di un'emergenza-urgenza pandemica o di altra natura.